Buonasera a tutti voi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Teletruria. In primo piano la sanità, oltre 300 nuovi casi di Covid nel nostro territorio. Salgono i ricoverati all'ospedale di Arezzo, ingressi vietati ai visitatori salvo fragilità. Intanto il governatore Giani chiede il lockdown per i non vaccinati. Oltre 660 casi nella ASL Toscana Sud-Est tra Arezzo, Siena e Grosseto, di cui 303 nella provincia di Arezzo. Sono 28 i comuni dell'Aretino dove il virus miete contagi, con il capoluogo in testa con 111. I comuni con numeri sopra la decina sono Castiglion Fiorentino con 22, Cortona con 31, Montevarchi con 21, San Giovanni con 16, Foiano con 14. Il bollettino di oggi della ASL mette in evidenza anche l'aumento del numero dei ricoverati all'ospedale San Donato di Arezzo, 25, di cui 21 in area Covid e 4 in terapia intensiva. I ricoverati o sono non vaccinati o sono vaccinati ma hanno fatto la seconda dose ad aprile-maggio, oltre i 6 mesi di protezione, di cui l'importanza di fare la dose booster che protegge da complicanze tali da finire in ospedale. Dati confermati anche dal rapporto odierno di Fiaso, la Federazione dei Direttori Generali, secondo il quale i ricoveri di non vaccinati negli ospedali Sentinella, tra cui il San Donato di Arezzo, il Misericordia di Grosseto e il Cisaniello di Pisa, sono aumentati del 46% in 2 settimane. Intanto sono 2.559 le persone curate a domicilio dalla ASL e le quarantene schizzano a 5.782. Alto anche il numero dei tamponi, 2.304 nelle ultime 24 ore. La ASL ha deciso di vietare l'accesso ai parenti in ospedale a meno che non vi siano situazioni di importante fragilità. In questo caso si entra con il Super Green Pass o con il Green Pass e un tampone che accerti la negatività al Covid nelle ultime 48 ore. Al pronto soccorso gli accompagnatori non potranno rimanere nella saletta di attesa, salvo diversa disposizione dei sanitari. Visto l'aumento dei casi con Omicron ormai in avanzata su tutto il territorio regionale, il presidente Eugenio Giani ha chiesto al governo misure di lockdown per i non vaccinati sul modello Germania e Austria, visto che sta dando risultati in termini di contenimento della diffusione del virus. Sono ancora troppo pochi i tracciatori per la velocità di diffusione di Omicron. Ne servono di più alla centrale coordinata da Daniela Cardelli. E da domani ci si aspetta il boom dei casi, con il tampone rapido sufficiente a decretare un positivo senza passare dal molecolare. Siamo alla centrale di tracciamento ad Arezzo Fiere Congressi, coordinata dalla dottoressa Daniela Cardelli. Una centrale di tracciamento che è tornata a lavorare a pieni ritmi perché questa ondata non risparmia, certo, anche voi che avete anche aumentato le forze. Sì, abbiamo aumentato le forze proprio in questi giorni, ma ancora ne mancano veramente tanti di tracciatori per raggiungere l'obiettivo di fare tutti i giorni il 100%, anche perché è evidente, quasi ogni famiglia ha o un contatto stretto o un caso. Credo che ognuno di noi questa cosa la può verificare nella vita quotidiana, e questo significa che il numero dei casi è esploso e ci aspettiamo domani un'ulteriore esplosione determinata dal fatto che da domani chi fa un tampone rapido, quindi di farmacia, nei drive-thru, un tampone rapido, se positivo, non ha bisogno della conferma del molecolare, ma sarà considerato già subito un caso. Ci siamo dati e la Giunta si è data un criterio che ha veramente un senso. Proteggiamo quelli che più facilmente possono andare ad ammalarsi in maniera grave, e quindi partendo da quelli più fragili noi decidiamo anche di fare un'appropriatezza anche dal punto di vista clinico, in modo tale che se si sentono, se aumentano i sintomi e diventano più gravi, possono essere subito presi in carico dall'USCA e seguiti giornalmente. Gli agenti della Polizia Stradale di Arezzo hanno salvato un uomo colto da malore mentre si trovava alla guida della propria automobile. Il fatto è avvenuto ieri mattina.
Nei pressi del passaggio a livello vicino alla strada provinciale Sette Ponti si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolte due auto. Gli agenti sono intervenuti sul posto, uno dei due conducenti non dava segni di vita, era in stato di incoscienza e non respirava. I poliziotti hanno quindi estratto dall'abitacolo l'uomo, un 50enne aretino, e gli hanno praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza. Grazie a tali immediate manovre d'emergenza sono state mantenute le funzioni vitali dell'uomo, che è stato ricoverato all'ospedale San Donato e che pare si riprenderà presto. Tra lunchbox e delivery, il comparto della ristorazione propone altre soluzioni per arginare le disdette per le prenotazioni di fine anno. In sofferenza il settore catering, che deve rinunciare ai grandi eventi. Si avvicina un'altra tappa tradizionale del periodo festivo post-natalizio, quella dell'ultimo dell'anno, che ancora una volta dovrà fare i conti con le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia da Covid-19. Tra i comparti alle prese con incertezze e disdette da gestire, quello della ristorazione. Dall'analisi del momento emerge un quadro di fermento con i ristoratori che, nonostante la flessione, guardano avanti proponendo anche differenti soluzioni. Arrivano le poi c'è chi telefona per disdire, poi c'è chi telefona magari perché chiede il lunch box a casa, quindi è una situazione molto di fermento. Certo, c'è molta preoccupazione e molta paura, ma comunque dobbiamo essere positivi perché comunque vediamo che tantissimi casi, però molti vaccinati, tutto molto più soft e molto più leggero. Dobbiamo ricordare che ogni anno in Italia ci sono circa 5 milioni di influenze, insomma anche negli anni precedenti, quindi dobbiamo vivere con cautela, rispettare tutte le normative, rispettare tutti i protocolli, però dobbiamo vivere abbastanza sereni. Possiamo offrire il servizio con takeaway o con delivery e quindi siamo aperti a più soluzioni, ma siamo sempre comunque ottimisti. Invece per quanto riguarda il settore del catering, qual è la situazione? Purtroppo il settore del catering è quello che ne ha risentito di più, quindi solamente chi avrà la forza di fare dei pasti da asporto oppure organizzare piccole cene sarà possibile, ma non i grandi eventi, ormai per quest'anno dobbiamo dimenticarceli. Per il weekend di Capodanno anche il settore alberghiero aretino è in sofferenza a causa delle disdette dell'ultimo minuto, un comparto che tiene qui rispetto alle grandi città. Sentiamo il commento del presidente degli albergatori di Confcommercio. Arezzo viene da tanti weekend con il tutto esaurito nelle strutture alberghiere e dopo il cosiddetto decreto Natale si attesta purtroppo una battuta di arresto, ma non sono numeri così preoccupanti. In questo momento la situazione è molto fluida, in continua evoluzione, in quanto ovviamente è strettamente legata con l'andamento della pandemia. Però diciamo che Arezzo al momento sta reggendo meglio l'impatto con questa grossa problematica rispetto alle altre realtà sia regionali sia nazionali. Tanto è vero che il nostro tasso di occupazione al momento si attesta all'incirca l'80%, che non è un dato così malvagio. Stiamo riscontrando ovviamente dei cali nelle prenotazioni, anzi delle disdette nelle prenotazioni. Ciò dovuto ovviamente alle quarantene, alle positività, eccetera, eccetera. Però al momento sembra sia un dato abbastanza gestibile. Anzi, a volte riusciamo anche a rimpiazzare le disdette con delle nuove prenotazioni. Quindi diciamo un 20% circa di disdette, soprattutto nel weekend del 31, nel weekend di Capodanno. Per il dopo, ecco, cosa vi aspettate? Allora, anzitutto, tornando a Capodanno, però volevo specificare una cosa, che questo dato che vi ho dato al momento è molto approssimativo, in quanto parte delle prenotazioni sono annullabili gratuitamente sino a 48 ore prima dell'arrivo. Purtroppo, una volta passato il Capodanno, una volta chiusa la nostra città del Natale, si registra un crollo incredibile, devastante, veramente una cosa che ci preoccupa moltissimo a noi del settore. A causa del virus è stato rinviato il concerto di Capodanno al Teatro Petrarca. Molti componenti dell'orchestra hanno infatti il Covid. Sentiamo il direttore della Fondazione Guido d'Arezzo, Lorenzo Cinatti. Direttore, in occasione del primo giorno dell'anno il Teatro Petrarca rimarrà silenzioso e vuoto. Non era possibile fare altrimenti?
Ma in questo caso no, in questo caso oltre che un problema generale, sappiamo il contesto in cui stiamo vivendo qua ad Arezzo e in Italia e quindi della tutela eventuale del pubblico, c'era anche un problema che riguardava l'organico orchestrale con alcuni positivi che sicuramente poi non sapevamo cosa ci sarebbe potuto succedere al primo dell'anno e con quanti orchestrali ci saremmo ritrovati. Quindi una situazione che si è andata via via complicando soprattutto negli ultimi giorni? Sì, purtroppo sì, perché poi, come dire, tutto era stato programmato, la pubblicità era stata fatta, c'erano già le richieste, il teatro si stava riempiendo. Quindi poi però qui stiamo di fronte a un'escalation da tutti i punti di vista, ripeto, al di là del contagio in città e in Italia c'era anche un problema di tutela dell'organico e degli spettatori che sarebbero venuti. Diventa difficile a questo punto anche programmare la vostra attività futura? Allora, diciamo che a me piace vederla come spesso la si vede come una piena, con un picco che dobbiamo un po' riuscire a interpretarlo. Credo che il problema sarà gennaio abbiamo due spettacoli, uno della prosa teatrale sempre al Petrarca e poi un concerto il 20 gennaio. Vediamo che cosa succede questi giorni. Come fare per evitare di prendere il Covid al cenone di Capodanno? Il governo di fatto non entra nel merito delle feste organizzate nelle abitazioni private. Ecco quindi un vademecum utile in questa circostanza. Per cercare di orientarsi in vista del cenone di Capodanno e non prendersi il Covid, ecco alcuni accorgimenti. Il primo suggerimento è scegliere bene gli ospiti, restringendo la rosa dei candidati fra i congiunti che possono essere annoverati come contatti stretti e che si frequentano regolarmente. Sarebbe meglio evitare, dicono gli esperti, chi non si vede da un po' di tempo. Senza pretendere il Green Pass, potremmo chiedere a tutti se ci si è sottoposti alla vaccinazione e a quante dosi. Solo due? Allora meglio chiedere anche un tampone nelle 48-72 ore precedenti. Difficile che con le code attuali si possa arrivare a chiedere un molecolare. La terza dose dovrebbe bastare come garanzia. Certo, amici e conoscenti dovrebbero rispondere sinceramente se hanno avuto episodi di tosse o febbre e se sì, declinare l'invito. Quante persone invitare? 8 o 10 al massimo, mantenendo a tavola una distanza di 70 centimetri. Va tenuta la mascherina? Dovrebbe essere tolta solo per mangiare e rimessa negli spostamenti nell'abitazione. Ogni quanto lavarsi le mani di frequente oppure portare un flaconcino di gel usandolo di tanto in tanto. Quante volte si deve cambiare aria? Spesso, come dicono OMS e Istituto Superiore di Sanità. L'ideale sarebbe aprire la finestra 10 minuti ogni ora per il ricambio di aria. E il ballo e i baci? Difficile sottrarsi al bacio dopo la mezzanotte, quindi sostituiamolo con un abbraccio con mascherina. I balli sarebbero sconsigliati. La casa va igienizzata? Meglio di sì, prima e assolutamente sì dopo la festa. E dopo il cenone? A distanza di 2 o 3 giorni, se compaiono sintomi, avvisare il medico di famiglia e le ASL e ovviamente le persone con le quali si è trascorso il Capodanno. L'edizione 2022 del Carnevale di Foiano, il carnevale più antico d'Italia, non si svolgerà. Lo ha deciso l'Associazione Carnevale nella riunione dei vertici del Comitato e dei cantieri. Impossibile, a causa della situazione attuale, organizzare un evento così complesso per febbraio. Gli organizzatori, di concerto con il Comune di Foiano della Chiana, hanno quindi deciso di annullare l'edizione, mantenendo l'ipotesi di una formula primaverile estiva. Ci spostiamo a questo punto in Valtiberina. Le piogge degli ultimi giorni hanno avuto conseguenze anche sull'invaso di Montedoglio. Il livello dell'acqua si è innalzato notevolmente. Le piogge di questi ultimi giorni hanno fatto risollevare il livello della diga di Montedoglio che a causa di un lungo periodo di siccità era giunto ai minimi storici. Fino a pochi giorni fa era possibile percorrere la vecchia strada che dall'abitato di San Pietro portava a quello della Madonnuccia, ma già nella mattinata del giorno di Natale un rialzo di 1,5 metri, portando la quota dell'invaso a 373 metri e 12 centimetri di altitudine sul livello del mare. Nel giorno di Santo Stefano si era raggiunto un altro 1,60 metri, arrivando a quota 374
4,72 centimetri, per un totale di volume di circa 75 milioni di metri cubi. Siamo ancora lontani ovviamente dal massimo raggiungibile. È sufficiente andare a scorgere lo scenario che si presenta ora e confrontarlo con quello di pochi giorni fa per rendersi conto della differenza. In base alle previsioni meteorologiche vi sono ulteriori margini di crescita. In base alle previsioni meteorologiche vi sono ulteriori margini di crescita. I lavori intanto del rifacimento del muro crollato sono a buon punto, perché mentre la diga sta ricominciando ad immagazzinare acqua, il cantiere è tornato a lavorare a pieno regime. Vi è stato il dissequestro a seguito della questione legata allo smaltimento degli inerti e alcuni tra i nuovi conci sono già stati innalzati, per cui entro aprile i lavori dovrebbero essere terminati e si potrà procedere con l'inaugurazione. Autolinee Toscane lancia l'allarme. L'aumento dei casi di Covid e di quarantene mettono a rischio il servizio bus. In tutta la Toscana sono infatti circa 400 gli autisti che si trovano a casa per malattia. La situazione più delicata riguarda l'area fiorentina. Difficoltà più gestibili, almeno al momento, per quanto riguarda Arezzo, 12 malattie, Grosseto, 15 malattie e Piombino. Anche qui il monitoraggio della copertura dei turni guida è quotidiano. Dal Valdarno, l'assessore ai lavori pubblici di San Giovanni, Francesco Pellegrini, in consiglio comunale ha comunicato i tempi per la fine dei lavori alla rotonda di Via Maestri del Lavoro. L'assessore ai lavori pubblici di San Giovanni, Francesco Pellegrini, ha fatto il punto in consiglio comunale sulla rotatoria di Via Maestri del Lavoro, la cui apertura, seguita da qualche polemica, è avvenuta qualche giorno fa. I lavori per la realizzazione sono stati consegnati, a fronte di un tempo previsto di 2 mesi per il completamento, il 1° settembre scorso, ha detto l'assessore. Nelle fasi iniziali del cantiere, però iniziate gli interventi sul ramo d'ingresso da Via Maestri del Lavoro, la direzione dei lavori ha evidenziato la carenza dell'esistente sottofondo stradale, che è risultato non idoneo. Invece di procedere con l'asfaltatura abbiamo preferito fare una variante che, a fronte di maggiori costi sostenuti dall'ente, garantisse un lavoro ben eseguito. Si è verificata quindi una sospensione. Le operazioni sono riprese il 23 novembre scorso e sono stati concessi all'impresa ulteriori 30 giorni per terminare l'opera. Purtroppo le condizioni meteorologiche non hanno consentito una concreta ripresa dei lavori prima del 15 dicembre, impedendo quindi di poter terminare l'opera prima di Natale. Si è quindi deciso di concludere la seconda fase della rotatoria, garantendo però il ripristino dei normali accessi alle 2 vicine aree commerciali per il periodo delle festività. Gli interventi sulla rotatoria, ha aggiunto l'assessore ai lavori pubblici, proseguiranno come da programma già nei prossimi giorni per terminare le opere che mancano, comprese le asfaltature finali. Ad oggi il termine dei lavori è previsto per la seconda metà di gennaio, salvo condizioni meteo avverse. 2 operazioni dei carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno portato ad altrettante denunce. Il primo caso ha riguardato un pregiudicato, già noto per reati contro il patrimonio, autore di una serie di furti nel centro di Montevarchi. Nel secondo caso, i carabinieri di Levane hanno denunciato una donna per truffa aggravata. La donna aveva pubblicato un falso annuncio di vendita di uno smartphone, facendosi accreditare 500 euro dalla vittima del raggiro. Una volta scoperta, è stata deferita alla Procura della Repubblica di Arezzo in stato di libertà. Il Ministero dei Beni Culturali riattiva i contributi per il progetto Bellezza. Parla De Robertis, speranze per molti monumenti del territorio. Opportunità per la provincia di Arezzo dei nuovi finanziamenti del progetto Bellezza. Il Ministero ha infatti riattivato i contributi. A darne notizia è la consigliera regionale Lucia De Robertis. Si riaprono le prospettive per il recupero della fortezza medicea del Girifalco a Cortona, ma anche per la Torre di Civitella, il sito medievale del Poggio Castellaccio nelle foreste casentinesi e per l'ex filarmonica di Castelfranco Piandiscò. La giunta regionale ha infatti risposto all'interrogazione
presentata dalla Presidente della Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale Lucia De Robertis sull'attuazione del progetto ministeriale Bellezza, che contrariamente agli impegni ad ora aveva finanziato solo 22 dei 271 progetti ammessi al contributo. Il Presidente Gianni, spiega De Robertis, mi ha fatto sapere che a seguito della mia interrogazione ha contattato la nuova responsabile della Commissione ministeriale incaricata di esaminare i fascicoli dei progetti ancora non finanziati. La dottoressa Barilà ha garantito che entro marzo il lavoro della Commissione sarà completato e potranno essere sbloccati finanziamenti per complessivi 133 milioni di euro. Si riaprono pertanto le possibilità che i quattro interventi localizzati nella nostra provincia possano finalmente trovare le risorse per andare a realizzazione, conclude la Presidente della Quarta Commissione di Palazzo del Pegaso, restituendo al territorio e alla pubblica fruibilità beni di assoluto valore storico e architettonico. Un Natale senza stipendio per le lavoratrici e i lavoratori ex Agorà. CGIL e CISL lanciano l'allarme e chiedono l'apertura di un tavolo di crisi in prefettura. La funzione pubblica di CGIL sta sopportando in questi giorni la difficile situazione di molti lavoratori di ex Agorà. Ecco, cosa sta succedendo per questi lavoratori? Ma succede che la cooperativa insieme al consorzio non stanno corrispondendo le retribuzioni dovute. Ancora una volta sono sempre le lavoratrici e i lavoratori a pagare una situazione come nel pregresso e questo non va assolutamente bene. Ecco, da quanti mesi i lavoratori hanno questi problemi a ricevere lo stipendio? Ma da maggio, quando è subentrato il nuovo CDA, ci sono state delle rallentamenti per quanto riguarda pagamenti, ma oggi noi abbiamo ancora da ricevere il mese di novembre, cioè loro, le lavoratrici e i lavoratori, devono ancora ricevere il mese di novembre e non si vede neanche in lontananza la tredicesima. La preoccupazione nostra è che le persone, gli operatori, ovviamente cercano anche lavoro altrove e questo non è una garanzia per il servizio, perché l'anziano identifica comunque anche quell'operatore. Quali saranno le azioni che metterete in campo voi di CGIL e anche la CISL? A noi abbiamo chiesto al prefetto di aprire il tavolo di unità di crisi, perché noi vogliamo capire cosa sta succedendo, vogliamo sapere quali sono le date certe dei pagamenti, vogliamo sapere qual è il futuro di questi servizi, che sono servizi, ripeto, indispensabili per la comunità. Il danno dell'inverno 2021-2022 è peggiore di un anno fa. L'UNCEM esprime la sua preoccupazione per le disdette nelle strutture dei luoghi montani. La stima del 60% di disdette di prenotazioni che erano state fatte nei territori montani fino all'Epifania. Tra gli operatori turistici, albergatori e ristoratori in particolare, oggi regna l'incertezza. Negli ultimi giorni sono infatti fioccate le telefonate di disdetta. Una situazione che preoccupa l'UNCEM, l'Unione dei Comuni Montani, il cui presidente nazionale, Marco Bussone, rileva che il danno dell'inverno 2021-2022 è peggiore di un anno fa. Secondo Bussone, nel dicembre 2020 gli albergatori e i ristoratori sapevano che sarebbero rimasti con numeri ridotti. Quest'anno no, e quanto previsto anche come magazzino di prodotti a novembre 2021, oggi è impossibile da ammortizzare. Va detto che il dato dei contagi Covid, molto diversi dallo scorso anno, è quello che dà più sollievo. È indubbio che il dato sanitario è quello principale. Il dato economico, con una decrescita improvvisa dettata da disdette e mancanza di prenotazioni e dall'impossibilità di arrivare dall'estero, richiede un forte impegno politico. Il presidente di UNCEM auspica un intervento di governo e Parlamento insieme con le regioni. Nessuno può escludere che serviranno dei ristori. Dal Casentino adesso, perché c'è tempo fino al 6 gennaio per votare l'albero più bello mettendo mi piace sulle foto pubblicate nella pagina Facebook del Comune di Prato Vecchio Stia o compilando l'apposita scheda reperibile negli esercizi commerciali. L'albero che otterrà più like e più voti si aggiudicherà il titolo di Albero di Natale più bello del 2021. Ha preso il via a Prato Vecchio Stia la seconda edizione del concorso L'Albero Più Bello, organizzato dall'amministrazione comunale nell'ambito dell'iniziativa Alberi di Natale nei Borghi 2021.
In concorso oltre 140 alberi donati dal comune e addobbati in modo originale e creativo da commercianti, operatori economici, associazioni e alunni delle scuole, per rendere ancor più suggestiva l'atmosfera del Natale nei borghi e nelle piazze del paese. Fino al 6 gennaio sarà così possibile votare l'albero più bello mettendo mi piace sulle foto pubblicate nella pagina Facebook del Comune o compilando l'apposita scheda reperibile negli esercizi commerciali e inserendola nelle urne collocate in piazza Paolo Uccello, via Garibaldi, piazza Pertini e piazza Tanucci. L'albero che otterrà più like e più voti si aggiudicherà il titolo di albero di Natale più bello 2021. Viva soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco Michele Ausilio, assessore con delega alle attività produttive. Dopo il successo dello scorso anno abbiamo pensato di riproporre l'iniziativa, che rappresenta un elemento di promozione e valorizzazione dei nostri centri commerciali naturali, che sono il volano economico e sociale della nostra comunità. Un progetto finalizzato ad animare i borghi, conservare le tradizioni e promuovere il nostro paese attraverso un prodotto del territorio quale l'abete, che è uno dei più importanti prodotti della filiera agricola casentinese. Ringrazio gli esercenti commerciali, gli operatori economici e le associazioni che hanno aderito al progetto con grande entusiasmo, conclude il vice sindaco, dando un bel segno di comunità unita e coesa in un difficile momento come quello che stiamo vivendo. Un particolare ringraziamento anche ai ragazzi e ai docenti della scuola primaria Paolo Uccello, che hanno addobbato bellissimi alberi esposti in piazza Paolo Uccello a Prato Vecchio e in piazza Mazzini a Stia. Ed eccoci arrivati all'appuntamento con l'arte, lo cura per noi Liletta Fornasari. Paradise of Artists, associazione composta e soprattutto fondata da Daniel Villicana, Maurizio D'Annibale e Daniele Alfani, noto artista, porta avanti il suo progetto esponendo una personale di Luigi Cacciapuoti nello spazio espositivo via Cavour 85 fino alla primavera del 2022, avendola inaugurata l'11 dicembre. Luigi Cacciapuoti è un pittore di paesaggi, ma soprattutto è un pittore originario di Pozzuoli e oserei definirlo uno dei grandi, non voglio dire gli ultimi, ma sicuramente uno dei grandi contemporanei esponenti della scuola napoletana. La scuola napoletana di paesaggio ha un'origine molto antica che si rifà alla cosiddetta scuola di Posillipo, fondata da un olandese, Pitlo, proprio a Napoli durante il regno borbonico. È una tradizione che Napoli non ha mai cessato di tenere in vita e di cui Luigi Cacciapuoti, ripeto, è un esponente di grande prestigio. Quindi vedute, paesaggi, scorci cari all'intero mondo e che rappresentano sicuramente, direbbe Vasari, una bella pittura, quella bella pittura connessa allo stile figurativo. Paradise of Artists è un'associazione che, meno male, che porta avanti mostre importanti nelle due sedi di sua competenza, per cui tutte e due in via Cavour, questa via che sta diventando, come già detto, la via dell'arte. E questo era l'ultimo servizio per questa edizione del nostro telegiornale. Adesso vi lascio in compagnia della pagina sportiva con Luca Tosi, poi il 9:10 informazione ed attualità. La serata proseguirà con il film The Factory, un giallo thriller ad alta tensione. La presentazione della pellicola è affidata a Barbara Perissi e Luca Bindi. Noi ci fermiamo qui, è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata. Arrivederci.